Allora, in questo momento abbiamo rifinito il cielo e quindi andiamo giù a fare la nostra bella isoletta. Prendiamo un po' di arancione, un po' di terra di Siena e facciamo la parte, diciamo, più luminosa, la parte illuminata. Noi la dipingiamo tutta illuminata prima, facciamo tutta illuminata, compreso, diciamo, la vegetazione. Diamo un po' vegetazione, lasciamo magari qualche puntino di bianco, un po' di vegetazione, la facciamo tutta illuminata, mettiamo un po' d'acqua in modo che scivoli meglio. Ok, facciamo vedere un po' di vegetazione, un po' di palme, un'isola del Pacifico. Intanto che ci siamo, questo arancione con un po' di terra di Siena, lo diamo anche in questi paletti qua, poi si asciugano, la parte chiara, diciamo, parte illuminata. Ok, poi prendiamo un po' di terra d'ombra, questa qui naturale, che è più scura, un po' di terra d'ombra di terra di Siena bruciata. E diamo la parte, diciamo, la parte più scura. La parte più scura, che poi è una parte anche molto calda, calda. Possiamo mettere anche un po' di rosso e otteniamo questa tinta qua. E gli diamo un po' di ombra, praticamente. Facciamo le parti in ombra. Se viene un po' complicato, possiamo usare, ecco, potete usare questo per il pennellino che noi abbiamo in dotazione qui, così facciamo prima e andiamo più in precisione, diciamo. Facciamo tutto più preciso. Qui non c'è bisogno di mettere acqua. Lasciamo alcune parti luminose, altre no. Facciamo alcune parti scure a secondo quello che vediamo. Diamo un po' l'idea dei palmizi, della vegetazione. Ok, facciamola più scura in alcuni punti. Questa è proprio bella scura, qui facciamo sentire un po' di vegetazione. Qui è tutta scura. Ok. Qui lasciamo un po' di chiaro, magari un po' di scuro, un po' di chiaro. Qui è ancora più scuro, aggiungiamo un po' di blu e facciamo una tinta più fredda e più scura. Ecco qui. E scuriamo ancora alcune parti con il marrone e un po' di blu. Accentuiamo l'isoletta, in poche parole. Ok, mettiamo un po' d'acqua in modo che alleggeriamo qui questo blu, mettiamo anzi addirittura mettiamo un po' di bianco nel blu, in modo che otteniamo questa tinta un po' di celeste con un po' di bianco, in modo che raffreddiamo questa parte qui. Ok, la intoniamo un po' con il sopra, in alcune parti sì, in alcune parti no. Mettiamola anche un po' qui, così uniformiamo un po', e quindi otteniamo questo scuro. In basso teniamola sempre scura, più scura. Ecco, e qui abbiamo fatto l'isoletta. Adesso scendendo giù in basso, dunque scendendo in basso diamo un po' di scuro con un po' di terra d'ombra e un po' di terra di Siena bruciata, un po' di rosso magari. Ecco, facciamo un po' di blu e facciamo la parte scura qui dietro, la facciamo molto più scura della, diamo dei colpetti qui per dare l'idea del legno, accentuiamo la parte scura di questi pali, in modo che viene tutto in primo piano. Facciamo un po' di blu cobalto e un po' di terra di Siena, otteniamo il nostro bistrò, cioè il nostro nero pittorico, ne abbiamo già parlato.
Ok. E poi facciamo degli altri interventi. Ok, a sto punto prendiamo questo bel pennellone qui che mi hanno regalato i miei amici e mettiamo un po' di acqua pulita qua sotto. Ok? Mettiamo un po' di acqua pulita perché adesso facciamo degli interventi qua sotto. Facciamo le onde che ci sono qua, le piccole, il mare è appena appena increspato per via della, più che altro un po' di venticello che ha queste piccole increspature. Mettiamo un po' d'acqua. Ok, cambiamo pennello, prendiamo il solito. E quindi con un po' di blu cobalto e un po' di cyan che è qua, non lì. E diamo la prima base, quindi più cobalto che cyan. Facciamo queste ondine qua. Ok. E quindi naturalmente verranno molto sfumate, poi quando si asciuga facciamo degli altri interventi. Man mano che io mi allontano, qui le faccio grandi e poi man mano che mi allontano le faccio più piccole per dare il senso della prospettiva. Ok. Abbiamo l'idea di un po' di movimento dell'acqua. Anche qui un po' di cobalto, possiamo mettere, adesso mettiamo un po' di cobalto e un po' di rosso, dunque cobalto e rosso magenta e facciamo un bel viola e accentuiamo alcuni punti. Vedete? Solo alcuni punti, ne facciamo intravedere soprattutto nel primo piano. Ok. Ci andiamo su. Ok, va bene così. Adesso prendiamo un po' di arancione molto caldo. Col pennello pulito, un po' di rosso mettiamo per vivacizzare questo arancio qui e illuminiamo questa parte qui. Gli diamo una parte calda in modo che creiamo una parte intermedia fra l'arancio chiaro e il marrone scuro. Ok, lo diamo sotto, anzi prendiamo un terra di siena con un po' di rosso, un po' di viola e facciamo un rosso scuro qui. Cioè perché i riflessi sono sempre più scuri, ok? Un po' di arancio mettiamo pure, delle parti un pochettino più chiare. Ok. Quando si asciuga noi interveniamo con il blu, se no combiniamo un po' di pasticci. Con la stessa tinta facciamo dei sassolini qua, facciamo dei piccoli sassolini. Dei piccoli sassolini più o meno scuri, colorati per dare un po' di sassolini nella sabbia. Ok. Ok, così, va bene così. Quindi abbiamo quasi finito. Adesso praticamente possiamo un po' di rosso magari qui, darlo qui che è venuto un po' questa stessa tinta, possiamo vivacizzare questa luce qui, questa parte illuminata dell'isola. Accentuiamo un po' con un po' di terra di siena bruciata queste parti qui. Praticamente accentuando questa parte noi portiamo in primo piano la spiaggia e allontaniamo la collina. Più i primi piani vanno accentuati di più per allontanare i secondi piani, ok? Qui li diamo più delicatamente perché ci stiamo allontanando. Anche qui possiamo fare la stessa cosa, anche se lì non l'ho fatta. Magari più chiaro perché è in seconda battuta, in secondo piano.
E già ci allontaniamo, magari qualche sassolino che lì non abbiamo messo, mettiamo pure qua. Ok, adesso ho fatto sto discorso qua, prendiamo un po' di blu e un po' di magenta, facciamo il nostro blu e lo mettiamo qui nella parte scura a destra. A destra. Per far notare questa parte scura del legno. Ok. Accentuiamo ancora di più il nostro, in modo che viene sempre più in primo piano rispetto. Gli mettiamo un po' di blu, un po' di terra di Siena. Qui magari qualche sassolino bello scuro per mettere ancora in evidenza il primo piano, che qui siamo in primo piano, ok, e qui abbiamo rimesso tutto in primo piano, abbiamo dato un po' di primo piano. Qui possiamo accentuare ancora marrone, un po' di rosso, cioè un po' di blu e un po' di magenta, e accentuiamo ancora sti